Ciao a tutti, come state? Oggi video dei prodotti finiti. Allora, siccome non ho finito tantissimi prodotti a novembre, farò un video unico dei prodotti finiti beauty e casa. E non è una cosa che mi piace fare particolarmente perché mi piace fare due video separati, perché sapete che nei prodotti finiti casa vi mostro anche quello che ho finito per i bambini di solito. Però, siccome sono in procinto di traslocare, mi manca veramente pochi giorni e tenermi la spazzatura in casa comunque mi crea disagio perché tra gli scatoloni, i mobili che molti li ho già portati nella casa nuova e quindi non ho più il posto dove mettere le cose, ho molto disordine in casa in questo momento. E quindi anche se manca qualche giorno ho deciso di registrare questo video e così butto via tutto. E quindi faccio a corpo i due video, cosa che spero di non fare più, anche se di solito finisco pochi prodotti beauty, comunque preferisco fare due video cioè, o casa, insomma in generale preferisco fare due video separati. Questo mese va così, devo fare spazio, devo continuare a fare scatoloni e devo liberare quel poco spazio che ho, perché comunque ancora vivo nella casa dove sono in affitto. Per qualche giorno barra una o due settimane vivrò ancora qui, però essendoci molto disordine, dove posso mettere ordine, metto ordine. E quindi eccomi qua che faccio il video dei prodotti finiti. Dunque, vi dicevo, non ho tantissime cose, però ho finito due bagnoschiuma di cui vi ho parlato nel video cosa c'è sotto la mia doccia. E vi dicevo che avevo deciso di finire o comunque di mettere in utilizzo continuativo dei prodotti che non mi erano piaciuti particolarmente, ma non erano neanche dei prodotti da declatterare perché comunque il loro lo facevano ancora bene e quindi li avevo già utilizzati qualche volta e li volevo terminare per poi buttarli per non portarmeli negli scatoloni nella casa nuova. E quindi vi parlo dei due bagnoschiuma che vi ho parlato in quel video là che ho finito. Questo è un bagnoschiuma di Bottega Verde della linea dell'edizione limitata dell'anno scorso di Natale, Bosco d'inverno, con note di cristalli di zucchero e cardamomo, 750 ml. Purtroppo questa profumazione non mi è piaciuta in maniera particolare, un po' troppo dolce per i miei gusti, packaging stupendo. Anche con i glitterini, insomma, veramente bello. Mi è stato regalato a Natale dell'anno scorso e ho apprezzato tantissimo questo regalo perché la persona, la mia amica che me l'ha regalato, sa che mi piacciono i prodotti beauty, quindi io ho apprezzato tantissimo questo regalo. Purtroppo la profumazione non mi è piaciuta granché, però l'ho finito come sapore mani. Adesso ho ricaricato l'ultima volta il dispenser del sapore mani e lo sto utilizzando così. Quindi comunque è un regalo che ho sfruttato e sono contenta di averlo ricevuto. E questo è un altro bagnoschiuma, qui dice olio da bagno alle erbe con olio di eucalipto, sono 500 ml di Balea. Profumazione veramente balsamica, buonissima. Buonissima. È un prodotto che ho utilizzato molto più volentieri adesso che comunque faceva più freschino che quando faceva caldo. Questo l'ho messo in utilizzo quando faceva caldo, proprio con l'idea di rinfrescarmi perché c'era l'eucalipto, invece l'ho preferito adesso. Profumazione di eucalipto buonissima, però forse questo tipo di prodotto faceva anche schiuma sotto la doccia, devo essere sincera, comunque il suo lavava bene e lo faceva, però forse era più adatto per chi ha la vasca. Io non ho la vasca, ho la doccia e quindi forse per quello che non mi è piaciuto al 100%. Vi mostro in velocità il deodorante, questo che è diventato il mio preferito del momento, anche se non so se avrete visto o vedrete, insomma, in un altro video adesso ne sto utilizzando un altro che ho comprato da Tigotà. Questo è l'Infasil Freschezza, l'Infasil Verde, sono 150 ml, freschezza dinamica con antibatterico. È un deodorante di cui mi piace tantissimo la profumazione, che mi fa stare tranquilla. Questo lo utilizzo anche al lavoro, mi piace e lo ricomprerò sicuramente. L'ultima volta che sono stata da Tigotà, questo non era in offerta e costava quasi 3 euro se non sbaglio. Ne ho trovato uno un pochettino più economico di Dove che era in offerta e ho comprato quello con cui mi sto trovando benissimo, non posso dire niente.
però quello comunque mi piace molto. Poi vi mostro un detergente intimo, questo qua di Fresh and Clean Extra Fresco con Aloe Vera e Salvia, che mi piace molto, ve l'ho già mostrato diverse volte, sono 200 ml, buona la profumazione, la consistenza in gel, lava bene, fa una buona schiuma, comunque un detergente delicato. Mi piace, se lo ritrovo in offerta o comunque lo trovo che non costa molto, lo ricompro tranquillamente. E poi passiamo a questo dentifricio della Colgate, il White Teeth con Baking Soda, sono 75 ml, un buon dentifricio, pasta dentifricia, questo era bianco, mi è piaciuto, l'ho utilizzato volentieri, però adesso sto utilizzando quello di Acqua Fresh menta delicata, che mi sta piacendo molto di più. E tra l'altro l'ho comprato in offerta. Buono, ha fatto il suo, insomma. Non è il mio preferito di Colgate. Poi passiamo ai prodottini viso che ho finito. Ho finito questi dischetti struccanti di Avilea. Questi sono quelli piccoli e sono 80 pezzi. Io questi qua li utilizzo soprattutto per fare i ritocchi del make-up quando capita o magari se con il dischetto grosso non mi sono riuscita a struccare bene, magari ne prendo uno e mi strucco meglio quello che magari è rimasto di trucco. Poi purtroppo devo buttare via questo siero viso biologico alla rosa moschetta dei Provenzali Bio. Qui dice rassodante e uniformante. Mi dispiace buttarlo, ma purtroppo ha cambiato odore. La profumazione prima era una profumazione di rosa, adesso sa di vecchio. Ma avrò sbagliato io che l'ho lasciato, forse l'ho utilizzato qualche volta tra l'inverno e la primavera, poi l'ho lasciato lì d'estate, l'ho rimesso in utilizzo adesso e purtroppo l'ho utilizzato veramente veramente poco. Mi dispiace perché è un prodotto che mi interessava, soprattutto adesso che comunque è tornato il freddo, però niente, mi dispiace, ma l'ho provato una volta, non mi ha dato nessuna reazione allergica, però l'ho provato, l'ho messo e mi sentivo questo odoraccio in faccia che non ci può stare, insomma. E quindi purtroppo devo declaterare 30 ml e niente, sarà per un'altra volta. Poi, rimanendo sempre in tema viso, ho finito un'acqua micellare e uno struccante bifasico. L'acqua micellare è questa che avevo da un'eternità, ma veramente da tantissimo tempo. Vediamo se riesco a accendere la luce. Magari ci vediamo meglio con la luce accesa. Avevo quest'acqua micellare da un'eternità e mezzo di Alchemilla Eco Bio Cosmetic, acqua di rose micellare struccante viso, occhi e labbra, 500 ml. Allora, struccava benissimo per essere. È un buonissimo prodotto. Adesso so che hanno rifatto il packaging, ma penso che il prodotto sia rimasto uguale. Allora, siccome quest'acqua micellare mi è durata 2 anni, qui dice che dura un anno aperta. Io 2 anni buoni ce li ho fatti con questa acqua micellare aperta, ma perché? Perché io non uso per struccarmi l'acqua micellare, io uso il struccante bifasico. Dopo magari con l'acqua micellare vado a fare i ritocchi, quindi se mi capita prima di detergermi il viso, se vedo che ho ancora qualche residuo di make-up, utilizzo un altro dischetto e utilizzo l'acqua micellare invece di riutilizzare lo struccante bifasico. Però questo uno non succede tutti i giorni, perché di solito quando mi strucco bene con lo struccante bifasico mi sono struccata bene. Appunto non utilizzandola tutti i giorni, comunque è buona, strucca bene, strucca anche il mascara. In questi 2 anni l'unica cosa che ho notato è che la colorazione del prodotto è variata, nel senso che è diventata leggermente più scura. Non mi ha mai irritato gli occhi, mai. Sembrerebbe un falso allarme. Vediamo. Per il momento sta continuando a dormire. Se magari mi sente parlare, può essere che si sveglia, ma va bene. E quindi per essere è un buon prodotto che io non ricomprerò assolutamente perché mi è durata una vita intera. Questo invece mi è durato poco perché utilizzandolo tutti i giorni ovviamente finisce molto prima
ed è lo struccante bifasico di Kiko, sono 125 ml il Pure Clean Haze and Lips, struccante bifasico che mi è piaciuto tantissimo, parte oleosa e parte acquosa si fondevano, quando lo shakeravi si fondevano, si shakeravano molto bene, non particolarmente unto sugli occhi, è un buonissimo prodotto che avevo comprato con gli sconti. E che potrei tranquillamente ricomprare. Mi è durato un mesetto e mezzo, non di più, perché 125 ml sono veramente pochi. Poi, ultimi due prodotti, quindi vi dicevo, ho finito veramente poche poche cose. Ho fatto questa maschera per il contorno occhi di Garnier, è una nuova uscita, abbastanza nuova comunque, ha i probiotici, quindi c'è mezzo milione di frazioni di probiotici. È la maschera occhi riparatrice, ripara la barriera cutanea e minimizza l'aspetto delle rughe sottili. Adesso, esagerato. Allora, la cosa che posso dire è che i patch occhi di Garnier, sono buonissimi, molto molto buoni, mi piacciono anche quelli, nel packaging, arancione, sono i miei preferiti. Questi mi sono piaciuti tanto, non posso dire niente. Benissimo, molto molto ben imbevuti. Qui dice di tenerli su un quarto d'ora. Io li avrò tenuti su una mezz'oretta ed erano ancora belli belli imbevuti, solo che dovevo uscire di casa e quindi li ho dovuti togliere. Se rimanevo a casa sicuramente li avrei tenuti ancora un 10 minuti perché erano belli imbevuti. Di questa linea hanno fatto anche la maschera viso che vorrò provare. Adesso in questo periodo sto veramente utilizzando pochissime maschere e me ne pento perché comunque la maschera viso è veramente un momento di relax, ma un po' mi dimentico, un po' non riesco e la maschera viso la dovrei fare giusto quando i bambini dormono o almeno quando il piccolo dorme perché se mi vede con sto coso spiaccicato in faccia si spaventa. Ma comunque questo è un buon prodotto che potrei tranquillamente ricomprare. E poi ho finito un unico prodottino di make-up, in realtà sto finendo anche un rossetto, ma non è ancora finito. Ho finito di Kiko, questo Long Lasting Eye Shadow Stick, sono degli ombretti in stick, che è anche quello che ho su oggi, che mi piacciono molto, sono molto molto pratici, molto molto funzionali, facili da mettere, come li mettete li stanno, non sbavano, non vanno nelle pieghette, ne ho utilizzati tanti di questi e tanti li utilizzo, li continuo a comprare perché mi piacciono, soprattutto queste colorazioni molto semplici. Questo è il 47. È una colorazione molto semplice, chiara, luminosa, facile da mettere. Io li metto anche da soli, mi trovo bene e perché no? Qui dice 8 ore no transfer. Questo non ve lo saprei dire, comunque io li metto la mattina, li tolgo la sera e lui è ancora lì, quasi perfetto. E si strucca molto facilmente anche con l'acqua micellare, a maggior ragione con lo struccante bifasico. Comunque sono davvero dei must have di Kiko e questo è completamente finito, non viene più su niente. Comunque è uno di quegli trucchi che faccio quotidianamente, di questi prodotti li uso quotidianamente, soprattutto se devo andare a lavorare, che sono in velocità, ta-ta-ta, mascara, rossetto, io sono pronta. Come vi ho sempre detto, non truccandomi il viso faccio molto veloce a truccarmi e basta. Questi sono i prodotti beauty che ho finito questo mese. Vi dicevo, sono pochi, però almeno abbiamo fatto due chiacchiere. E vi mostro in questo video anche i prodotti casa perché quelli sono ancora meno. E parto prima dai pannolini, pannolini e salviette, dai, che mi vengono prima qui nelle mani. Ho finito questo pacco di Pampers. Questo è come se fosse un bipacco perché erano 52 pannolini e li ho trovati in offerta. E questi sono i Pampers Baby Dry, io mi trovo bene, molto molto bene. Sono i miei pannolini preferiti per Jacopino, per il mio bimbo. E noi utilizziamo la taglia 5 che sono 11-25 kg. Devo dire che adesso, da quando ho avuto la prima, adesso che ho il secondo, sono passati anche diciamo un paio d'anni di differenza tra pannolini e cose va, loro hanno la grande a 4 anni e mezzo, il piccolo a 1 anno e mezzo, però ora che ho finito di utilizzare pannolini così ad oggi sono passati più o meno 2 anni e
forse un po' meno. Lei ho finito di utilizzare i pannolini a 3 anni, e lui era un anno e mezzo, un anno e mezzo, più o meno un anno e mezzo ho finito di utilizzare i pannolini. Comunque, quello che volevo dire è che con la mia grande i Pampers Baby Dry non li trovavo mai a offerte decenti, cioè erano sempre molto più costosi. Invece adesso noto che li trovo spesso quando sono in offerta, hanno delle offerte molto vantaggiose e quindi a giro li sto comprando spesso, cosa che con la mia grande non succedeva. Poi vabbè, con lei mi trovo bene con i Pampers Sole Luna, che costavano poco, li trovo spesso in offerta, con lei mi sono sempre trovata bene con quelli. Invece con lui sto variando molto di più, con lui sto sperimentando, però comunque mi sto trovando bene. Ho comprato per la prima volta un pacco scorta di questi Huggies Ultra Comfort perché li ho trovati in offerta. Questi sono carini perché hanno l'immagine di Topolino e Topolina, Topolino e Topolina sul pannolino. E quindi dentro il pacco di cartone c'erano 4 di questi pacchi in plastica, dove ognuno conteneva 27 pannolini. E adesso ho solamente questo da mostrarvi perché l'altro è a metà e ce l'ho tenuto nel fasciatoio, quindi adesso vi mostro questo. Sono 27, taglia 5, qui è sempre 11-25 kg. Mi sto trovando benissimo. Della Huggies, questi non li avevo mai provati, li ho trovati in offerta all'Iper a 19 euro e qualcosa, insomma comunque meno di 20 euro, e ero lì con una mia amica che ha un bimbo di 2 anni e mezzo. Lei ha detto che per il suo bimbo utilizza solo questi perché lui è molto sensibile, e io ho detto ciao, quasi quasi li compro anch'io. Non ne avevo ancora bisogno perché avevo un altro pacco di Pampers Baby Dry, quelli che vi ho fatto vedere da 52, però comunque quando si trovano i pannolini in offerta si comprano. Mamme, vero, e fate così anche voi, quando trovate i pannolini in offerta li comprate perché tanto si sa che si utilizzano. E infatti li ho messi in utilizzo e comunque mi sto trovando molto molto bene. Sono come i Pampers che comunque non si gonfiano, li paragono molto ai Pampers Baby Dry, devo dire la verità, molto molto lì come performance, perché non si gonfiano, trattengono bene, non fanno uscire niente, veramente dei buoni pannolini. Poi parliamo un po' di cose, ah no, ancora due pacchetti di pagliette da farvi vedere che sono uguali. Ho finito queste salviette qui, sono due pacchetti uguali, li ho comprati all'Iper La Grande a 99 centesimi, era in offerta. Il marchio penso che sia Nice Baby Aloe Vera, avevano questo packaging fatto bene, e profumazione molto buona, 72 salviette, erano in offerta, se me le ritrovassi le potrei tranquillamente ricomprare. Non erano particolarmente imbevute, perché non erano molto molto bagnate, però loro comunque l'hanno fatto bene, e tra manine, musino, sederino, eccetera eccetera, ne consumiamo tante, quindi possono anche andare bene. Soprattutto magari non per il sederino, da tenere in borsa quando si esce con i bimbi. Anche se io adesso sono passata al pacchettino più piccolo per la borsa, perché tanto è vero che se mangia, soprattutto il piccolo, si inconcia come non so che cosa, però cioè, avere un pacchetto così grosso, poi io non uso più la borsa cambio, lui comunque ha 1 anno e mezzo adesso, cioè io metto tutto nella borsa, nello zaino, così anche le cose per lui, e avere un pacchetto così grosso pesa, il pacchetto da 20 salviette, anche se si finiscono prima, fa niente. Ne ho tanti in giro, quelli ce li ho sparsi per casa, ce li ho nelle varie borse, ne ho parecchi. Poi passiamo alla casa che ho proprio poche poche cose da mostrarvi. Ho finito queste salviette di Napisan. Queste sono quelle igienizzanti fresh come profumazione. Rimuovono germi e batteri, potere sgrassante, erano 40 salviette, sono biodegradabili, extra forti. Sono delle salviette fatte per il verso, che io ho utilizzato soprattutto per pulire il pavimento nelle piccole zone, tipo mi capitava che mi vomitava il gatto, utilizzavo la salvietta e poi dopo magari dopo andavo a lavare il pavimento. Mi è capitato di pulire se Jacopo, il piccolino, magari mangia la caramella e poi con la mano sporca di caramella, di ciupa ciupa, capita, no? Che si è impacciugato tutte le mani, poi va
a toccacciare il pavimento, va a fare e poi ci fa la chiazza sopra, o magari i bambini mangiano, bevono e cade qualcosa sul pavimento, se non lo pulisci subito, soprattutto quando siamo a tavola succede, se non lo pulisci subito poi si fa la chiazza nera e quindi magari andavo prima con la salvietta e poi magari il giorno dopo andavo a pulire il pavimento. Comunque mi sono piaciute molto, le ho utilizzate molto volentieri e soprattutto per questo non le ho utilizzate in cucina. Le potrei tranquillamente ricomprare per questi utilizzi qua, per pulire le piccole superfici, soprattutto per quanto riguarda il pavimento. E poi ho due prodotti per la lavatrice e basta, ho finito. E ho finito questo detersivo della Sial che ho comprato da Eurospin, che vi devo dire la verità, allora è un detersivo che fa il suo, lava, punto. L'ho comprato da Eurospin e l'ho utilizzato in lavatrice, quindi c'è anche per il bucato a mano, al 98% di ingredienti di origine naturale, in gel concentrato all'olio d'oliva, è un sapone ecologico, profumazione di Marsiglia e olio d'oliva, di Marsiglia. Una buona profumazione, vi dirò. Allora, è un prodotto che lava, appunto. Però la cosa che mi è piaciuta, qui dice 20 lavaggi, io credo di averceli fatti tutti. È un litro di prodotto, ma mi è durato una vita perché era molto concentrato, in gel concentrato, vero, molto concentrato, ha fatto il suo, lavava bene, non lasciava i panni profumati. Non è tipo quei detersivi, ad esempio il Dash, che comunque ha già il suo profumo molto buono, lava bene e lascia anche il profumo, quindi magari non utilizzi l'ammorbidente. Non lasciava i panni profumati, però lavava bene, ne bastava poco perché era molto concentrato. Buono, pagato sotto i 2 euro, quindi comunque è un prodotto che mi è piaciuto. Posso dire la verità, mi è piaciuto, per quello che l'ho pagato ha fatto benissimo il suo lavoro. Adesso ho visto che Elisabetta R, se non sbaglio, ha un codice attivo per fare gli ordini online direttamente dal sito. Io penso che più avanti ne approfitterò. Voglio provare. Comunque, secondo me, meritano questi prodotti. E poi ho finito un ammorbidente di Lenore, che mi è piaciuto tantissimo, scusate. Mi è piaciuto tantissimo ed è il Lenore. Questo qua respiro delle Dolomiti, 37 lavaggi, mi è durato tanto anche lui. Buonissimo. Mamma che buono. Allora, adesso 37 lavaggi, non so se li ho fatti realmente tutti, però mi è durato tanto. Che buono, buonissimo. Buonissimo. E 925 ml di prodotto, un ammorbidente bello profumato, si sentiva proprio nei panni e poi Lenore comunque è un mai più senza, buonissimo. E basta, ho finito, questo è quello che ho finito, quindi per la casa veramente poche cose, ho fatto bene a fare un video unico, dai. Io vi saluto, se vi va iscrivetevi al canale, se conoscete questi prodotti sia beauty che casa, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete da consigliarmi qualcosa scrivetemelo nei commenti. Soprattutto per quanto riguarda la casa, io sono sempre accetti, per me sono sempre buoni accetti i consigli e poi quando vado a Tigotà vado a spulciare un po' quello che mi scrivete nei commenti se capita. E io vi saluto, se vi iscrivete al canale mi farebbe molto molto piacere e vi aspetto in un altro video. Ciao!